Monet, ma anche Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Boudon, Pissarro e gli altri. Sono loro gli indiscussi protagonisti della mostra Monet e gli impressionisti, capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi, che dal 29 agosto segnerà la riapertura di Palazzo Albergati. Patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, l'esposizione ripercorre l'evoluzione del celebre movimento pittorico in un percorso espositivo che, accanto alle opere più famose, tra cui le Ninfee di Monet, vedrà anche capolavori inediti per il grande pubblico perché mai usciti dal Musée Marmottan Monet, come La fanciulla seduta con cappello bianco di Renoir. Il teatro italiano omaggia Andrea Camilleri a un anno dalla scomparsa del grande scrittore siciliano. L'evento, promosso dal Piccolo Teatro di Milano e dai teatri nazionali italiani, prevede per il 17 luglio la proiezione in contemporanea del film Conversazione su Tiresia, di e con Andrea Camilleri, e tratto dall'omonimo spettacolo andato in scena al Teatro Greco di Siracusa l'11 giugno del 2018 con la regia di Roberto Andò. Un film prezioso per un'iniziativa a cui spero aderiscano quante più realtà possibili per rendere il giusto tributo a chi ancora ci emoziona con la sua creatività, ha commentato il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Letterature, libri come più libri più liberi unite in un unico evento. A Roma nasce Insieme, un progetto dedicato al libro e alla lettura a cui parteciperanno circa 200 editori. Nata dall'esigenza di restituire luoghi di incontro agli appassionati del mondo del libro anche durante l'emergenza sanitaria, la grande manifestazione letteraria si terrà dall'1 al 4 ottobre 2020 negli spazi esterni dell'Auditorium Parco della Musica e al Parco Archeologico del Colosseo, con un'anteprima nel quartiere Eur. Sono molto orgoglioso per questa operazione, che sarà la più importante manifestazione in Italia dedicata al libro, ha detto il vice sindaco di Roma con delega alla crescita culturale, Luca Bergamo. La Quadriennale d'Arte di Roma si farà e aprirà al pubblico dal 29 ottobre al 17 gennaio 2021 negli spazi del Palazzo delle Esposizioni. Curata da Sara Kosulic e Stefano Collicelli Cagolo, nei suoi quasi 4.000 metri quadrati di superficie espositiva, la mostra Fuori, questo è il titolo dell'edizione 2020, ospiterà 43 artisti che dialogheranno con l'arte contemporanea dagli anni 60 a oggi. Tante istituzioni e aziende importanti hanno pensato fosse giusto investire in questo progetto. Non potevamo permetterci nessuna esitazione, ha detto il presidente della Fondazione Umberto Croppi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.